testa. Ci vedo la spina dorsale. Sì, 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 si vede, si vede preciso. Questo è il cuore. Guarda, che più o meno si vede preciso. Guarda il cuore come batte. Oddio, sì. Sì, sì, si vede il cuore del cagnolino. Si vede pure l'interno dei cani. E ciao a tutti ragazzi. Quest'oggi risponderò meglio a tutte le vostre domande che mi avete fatto in questi giorni, ovvero Nikita come sta, i cuccioli, bla 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 bla. Oggi vi porterò con me perché dobbiamo portare Nikita dal veterinario per fare l'ecografia, perché dobbiamo vedere se comunque è rimasta incinta, come sta e tutto quanto. Ma prima di uscire fuori, ragazzi, voglio dare giusto un attimo di spazio a Coco, perché comunque pure lui fa parte della famiglia. Bello di papi. Ragazzi, cioè, io non so se avete mai visto un pappagallo che adora le coccole. Cioè, veramente, ragazzi, le adoro in un modo incredibile. Per chi non lo sapesse, Coco è un pappagallo della famiglia, che vuoi, della famiglia Rose Collis, e lo abbiamo allevato a mano. Diciamo, la sua gabbia è l'intera casa, e non solo. Coco tranquillamente esce addirittura con noi, vero? Guarda che mi dai bacetti. Amore, che oggi usciamo tutti. Amore. Vai, Cocchi. Sei libero, amore. Aspetta, mettiti qua. Ah. Amore, maronnimi. Maronnimi, Nikita, Niki, maronnimi. Maria. Vedete, sta bene. Ogni volta che qualcuno della famiglia esce, credo sia comunque la maternità, perché prima non era così proprio focosa, diciamo. Amore, pure tu vuoi le coccoline, Rufy, pure tu. Per chi non lo sapesse, ragazzi, abbiamo fatto accoppiare Nikita. Vabbè, Coco nel frattempo se ne va là. Coco, non uscire fuori! Dire un pappagallo non uscire fuori, però non so quanto. Coco adora quest'albero, cioè, ma lo adora in un modo incredibile. Guardate dove se n'è andato, sto scemo. Coco, amore! Vieni qua, dai. Vieni. Amore mio. Comunque, come vi stavo dicendo, ora porteremo. Guarda, ragazzi, un sole bellissimo. Cioè, guardate qua, c'è un tempo bellissimo oggi. Ora porteremo insieme a mio padre Nikita dal veterinario, perché le faremo appunto un'ecografia per vedere se è rimasta incinta. Ma comunque credo di sì. Se vi siete persi il video dell'accoppiamento, adesso è uscita la scheda, quindi potete tranquillamente recuperarlo e vedere il tutto appunto. Che bello sei, Cocchi. Ce ne andiamo, vita. Tu pronto sei? Sì, dai, andiamo, vieni. Ok, là c'è l'altro, quello là è contentissimo, quello. Cioè, guardate qua. Scusate il vento, ma non c'è un vento incredibile. Coco, dai, entriamo in casa. Dai, amore, che noi andiamo. Rufy dentro, pure tu entra dentro. Vai, Coco, perfetto, quello vola. Bravissimo. Amore. Guarda, no, ragazzi, questa qua è tipo la sua cuccetta. Amore, dai, stai tranquillo, dai. Vai, Niki. Ok, dai. Oh, vedi come amore, vedi che bravo, stai vedendo che bravo. Amore mio. Andiamo dal veterinario e torniamo subito. Che sei bello, amore, bellissimo. Non so se avete visto la fiducia che ti dà un cane, qualcosa di bellissimo. Questa, ad esempio, è una piccola cosa che non so se avete notato. Se avete visto il primo video dove abbiamo portato Nikita per la prima volta dal veterinario, l'ho caricato qualche mese fa, essendo la prima volta che Nikita usciva con noi con la macchina, era molto spaventata, quindi nel cofano non ci voleva stare. Avete visto adesso che è entrata nel cofano tranquillamente, cioè, e si è seduta, cioè non ha fatto la pazza. Quindi è una cosa veramente bellissima, come si può non amare gli animali, sono di un'intelligenza incredibile. Io mi metto dietro, così le faccio compagnia e si guarda il paesaggio. Salve. Ok, questo è il macchinario dell'ecografia. Cos'è questo? La colonna vertebrale del cucciolo. Oddio, la colonna vertebrale del cucciolo. Questo è il cuore. Del cucciolo? Polsa. Sì, del cucciolo. E si può vedere quanti cuccioli sono ancora? Allora, forse con, è presto. Con l'ecografia, questo è un altro, per esempio. Ma che è la testa? Sì. Quella è la testa, il cuore.
Ok. Due sono sicuri. Questo è un altro. Ci spostiamo. Questa okay. È la volta a destra. Ah, eccolo, eccolo. Sì, 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 sì. Si vede. Questa è la te- ok, si vede la colonna, il muso. Quindi minimo 3 cuccioli. Ah, questo è un altro. Si vede zampetta. Cioè già quasi formati sono. Quanto c'hanno ora? Giorno 2 si è accoppiata. Cioè si vede che con le zampe spingono. Ma si può vedere come stanno? Cioè in questo caso... Se il cuore batte stanno bene. Non c'è nessuna sofferenza perché batte tra l'altro irregolare. Guardate come si spostano. Questo è sempre quello, vero? Sì. Sembrano forse qua. Sembrerebbe uno dei tre. Sì. Si vedo la spina dorsale. Sì, 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 si vede preciso. Questo è il cuore. Guarda, che più o meno si vede preciso. Allucinante. Cioè, è come se noi lo stessimo vedendo dall'alto. E questo è proprio il muso. Sì. È bellissimo. Sono vispi, ma se li guardi si muovono in modo allucinante. Sì, sì. Ma stanno fermi un attimo. Con tutto ciò che lei corre in una maniera incredibile. È sempre quello, uno dei tre. No, secondo me sono più di tre, sono sì, anche quattro. Sì, sono. Sì. Guarda il cuore come batte. Visto? Oddio, sì. Sì, 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 si vede il cuore del cagnolino. Si vede pure l'interno dei cani. A me sembrano più o meno già formati. Forse si vedono forse un po' troppo le ossa. No, le ossa invece si vedono più bianche ancora. Questa sarà 35-37. Più di 37. Tra due settimane dovrebbe partorire. Quindi fra due settimane partorisce. Sì, vabbè. 2 novembre se ne parla. Sono di più di due settimane. Oggi ne abbiamo 12. Quasi 3 settimane. Diciamo che lei tutto sommato sta bene, giusto? Sì, sì, lei sta bene. Perfetto. Lei cosa mi consiglia per l'alimentazione? Questa va bene? Allora deve mangiare proteine, deve mangiare un mangime ricco. Il mangime non lo mangio, ho capito. Il mangime lo mangio. Sì, sì, sui croccantini. Già siamo nel periodo che potrebbe mangiare già un pappi. Che è molto più vitaminizzato, molto più proteine e di qualità superiore. Perché deve allattare? Lui se ne deve fare la. Raga, che figata, un giorno l'avevo mai visto un'ecografia, non l'avevo mai vista, che figata. Amore, che bella. Dai, ora torniamo a casa, visto? E che c'è voluto? Raga, veramente fighissima come cosa, io spero che si sia visto, perché riprendere con la telecamera un monitor che comunque è del 2 fa quel brutto effetto di cosa, quindi spero abbiate visto, ma raga, dal vivo è qualcosa, cioè si vede la spina dorsale dei cucci, è qualcosa di fenomenale. Signori, adesso torniamo a casa, i cuccioli stanno bene, lei soprattutto sta benissimo e nulla ragazzi, alla fin fine, come avete sentito, appunto il parto sarà tra circa 3 settimane, perché appunto i cani partoriscono dopo, credo, 2 mesi dall'accoppiamento. Lei si è accoppiata il 2 settembre, quindi partorirà appunto intorno al 2 novembre. Ci ha pure fatto la fattura e abbiamo pagato 40 euro, dai. Alla fine questa è una cosa importante, soprattutto abbiamo visto che in primis lei sta bene e oltre lei anche i cuccioli. Bella amore, che bello sei! Teoricamente ne dovrebbe partorire intorno ai 5-6, che lei appunto a differenza di Alba, i pastori tedeschi ne fanno meno, diciamo, non arrivano a quei numeri là. Bella amore, che bello sei! Bella. Quindi ragazzi, ora andiamo a comprare il pappi che ci ha detto il veterinario e poi andremo a casa. Quindi il cane sta bene, per le prossime 3 settimane ovviamente non credo vedrete video appunto sui cuccioli, su Nikita e quant'altro, perché tanto la manterremo come ci ha detto il veterinario, lei continuerà a dare a mangiare croccantini, poi ogni tanto un po' di carne, quindi ci vedremo direttamente, cioè tra 3 settimane intorno agli inizi di novembre quando partorirà. Bene amore! Vabbè, ora torniamo a casa. Salve, mi servirebbe un pappi. Bene. Per i cuccioli. Che pastore tedesco. 15,90. Va bene, dai. Pollo o salmone? Va bene, pollo. Che te lo preferisci? Dai, che bello. È bellissimo. Arrivederci. Ok, signori, questo qua è il pappi. Glielo daremo insieme a tutte le cose che già gli diamo, così appunto diamo pure una mano ai cuccioli. Adesso si va a casa. Vieni, ti dobbiamo lavare il guinzaglio, vieni. Amore, mettiamo ora il mangiare. Andiamo. Perfetto. Ma dobbiamo ancora levare il guinzaglio. Detto ciò, signori, io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Adesso sapete come sta Nikita e come stanno i cuccioli. Noi ci vedremo tra 3 settimane comunque, più o meno. Poi se ci sono novità ve le farò sapere, assicurato. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi voglio bene. E ciao! E lei mangia.